Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un episodio a Viareggio. Eccoci qua, siamo a Viareggio perché andiamo a trovare l'amico Giacomo, titolare della gioielleria Pasquali Domenici, per l'ultimo video dell'anno, o almeno credo, insomma, per farci gli auguri di Natale, per guardare gli orologi, le ultime novità, e da quello che so ce ne sono anche abbastanza succose, succulente. Detto questo, io vorrei farvi vedere il Piero del giorno. Eccolo qua. Fa vedere l'orologio del giorno. No, prima facciamo vedere l'amico Piero, che è allegrissimo. Sente il freddo. E cosa indossa? È K-Watch verde. Ma te sei endorser di K-Watch? Perché ne ho quattro. Ne ho quattro e allora ne metto... Perché te fai collezione di K-Watches. Sì, me ne manca ancora uno. È l'unico uomo al mondo che fa la collezione di... E K-Watches, mentre io indosso, guardate come spunta così leggermente dal guantino e dal maglione, Omega Acqua Terra con calibro coassiale, calibro 2500, un orologio simpatico per tutti i giorni. Andiamo da Giacomo? Sì. Vai. È già Natale, l'hai vista la vetrina? Sì. Sei contento? Da morire. C'ho anche i cappellini di Natale lì dentro. Sì, so anche cosa mi regalerei per Natale, l'ho scoperto. Un pinzano. Me l'ha detto Babbo Natale. Cosa facciamo? Prendiamo l'ultimo caffè dell'anno? Direi di sì. Ma quindi non torniamo più? Non lo so, non ho idea. Dobbiamo fare la puntata noi due natalizia. Ah, quello sì, però qua Viareggio il caffè nel baretto. Eh sì, ormai non lo prendiamo mai. È un'usanza, dai, è un'usanza. Tra l'altro dovrebbe essere arrivato un glassute original veramente particolare e quello mi intrippa. Poi lo sai che quando siamo lì... E viene fuori sempre qualcosa in più. Ehi, mi sono messo anche la maglia a collo alto per sembrare un attore di quelli seri. Tu sei un attore serio. C'è tanta gente dentro, C'è un sacco di gente. Buongiorno. Buongiorno. Col cappello. Ti aspettavo con la renna. Vieni qua, dammi qua. È morta di fame la renna. Ah, pago io, c'ho la moneta. Bravo. Non ci vediamo a voi. Andiamo, andiamo. Ci siamo, è aperto. C'è anche aperto già, vieni. Ah, c'è solo lui, è arrivato ora. Buonasera. Allora ragazzi, eccoci qua dentro al negozietto di Giacomo, no? Gioielleria Pasquali Domenici, che è partner ufficiale del canale, quindi ci mette a disposizione tutti gli orologi che io vedo già qua sul tavolo. Siamo già addobbati da Natale, è vero? Da Natale, abbiamo Babbo Natale Piero, Babbo Natale Giacomo e Babbo Natale Davide, va bene? Iniziamo, andiamo a sederci e guardiamo le novità, dai. Allora, salutiamo il buon Giacomo, eccolo qua. Un caro saluto al buon Giacomo. E da cosa possiamo iniziare? Qua vedo un sacco di orologi. Allora, io vedo i più strani, che avevamo già visto a... Era marzo, sì, i più strani... Era marzo o era settembre? No, era settembre. Settembre alla Fiera di Vicenza Oro. Alla Fiera di Vicenza Oro avevamo già avuto la presentazione, avevamo già visto dal vivo questi orologi, ora sono effettivamente in negozio, pronti per la vendita. Sono strani, 75esimo anniversario per Tex. Eccoli sono qua. Sono tre modelli. Questo qua è il famoso Chrono 4, iconico, iconico per la casa Eberhard, e qua lo vediamo in tutte e tre le configurazioni. Sono serie limitate queste, quindi te ce le hai avute tutte e tre le... Sì, sono serie limitate, quelle ai lati, cioè destra e sinistra, sono in tiratura limitata a 150 pezzi, mentre quello centrale è quello ovviamente che commemora il 75esimo anniversario, hanno fatto una tiratura di 75 pezzi. 75 che è un pezzi? Un pochino più limitato. È quello colorato strano, eh? Sì, ha questa cassa con questo trattamento, sembra quasi un ottone brunito. Sì, è un colore, tipo anodizzato, come fosse quando si anodizza l'alluminio che viene quel colore un po' tenue. Questo qua sembra quasi un bronzo anodizzato. Particolare perché questo qua è quello con il quadrante deserto, proprio per ricordare Tex Wheeler e tutta la sua banda, che io proprio non conosco come cartone animato, ma sicuramente i più attenti riconosceranno i personaggi che sono riportati nei quattro sottocontatori. Già è un orologio particolare di suo, poi in queste configurazioni qua è ancora più particolare. È un fumetto Tex Wheeler.
È un fumetto, non è... il mio amico Piero mi dice che è un fumetto, che non è un cartone animato, che ho già fatto la prima gaffe del giorno, vero? Sì. È un fumetto, tra l'altro, della Bonelli, famosissimo, è forse il fumetto che ha fatto più successo tra gli storici italiani. A me piacciono tantissimo i fumetti, Tex non era proprio del mio periodo, però è conosciutissimo, ho tanti amici che le collezionano. Ah, c'è anche la scatola particolare. Sì, e poi già che ci siamo facciamo vedere anche la scatola, questo è l'involucro ovviamente esterno in cartone, poi apriamo i vari corredi, la tiratura e ovviamente la dedica a Tex direttamente sulla scatola esterna del 75esimo. E dentro ovviamente è una scatola Eberhard in legno classica, però, in legno. Però molto bella questa parte esterna, per gli amanti ovviamente di Tex può essere un buon arricchimento di collezione. Bello dai. Poi, visto che sei voluto partire da Eberhard, rimarrei in tema. Dov'è? Eberhard, sono laggiù le due novità, queste ovviamente le abbiamo già sbirciate precedentemente, ora anche queste qui sono pronte per la vendita. Ma questi qua vengono a grande richiesta, ce lo chiedono ogni volta. Sì, questi qui sì, perché hanno mantenuto il solito diametro del solo tempo, cioè un 41 mm, ricordiamo che questo è un Kronos, che è ancora più interessante, sì. Da 41 mm, è molto bello. Orologio sportivo, elegante, giusto di spessore, interessante come lug to lug, secondo me hanno centrato tutti gli obiettivi. Fammi un po' vedere da vicino questo orologio qua, che l'altra volta l'abbiamo visto dentro la teca, io l'ho visto dentro la teca, laggiù nascosto, qua lo posso maneggiare e devo dire che il peso c'è, quindi anche il bracciale, guardate com'è bello spesso il bracciale, interessante, finiture di primo ordine, lucido, guarda qua. Sì, ricordiamo che loro ovviamente con i bracciali vengono prodotti totalmente in Svizzera, sicché sono bracciali di alta qualità, ben rifiniti, veramente veramente belli. Bello promosso questo qua. Sì, ok. E poi andando avanti, continua ad arrivarmi ovviamente il completamento della collezione per quanto riguarda Tutima. L'altra volta avevamo fatto vedere in questa versione qui il modello solo tempo, ora è arrivato il Crono, ovviamente è un oggetto un pochino più impegnativo per dimensioni. Sì, e questo qua ha la particolarità, allora, voi ditemi qua dove vedete i pulsanti del cronografo, dove sono? Eccoli qua, sono questi qua nascosti, praticamente sono un prolungamento delle spallette di protezione, sono anche facili da manovrare. E come funziona il cronografo? Noi lo facciamo partire, parte, come vedete parte la lancetta dei secondi e ce n'è una rossa che rimane ferma là, cosa sarà, cosa non sarà, è quella dei minuti, praticamente i minuti cronografici vengono letti sul quadrante grande tramite la seconda lancetta, poi altri sottocontatori sono per i secondi continui, i minuti cronografici, forse le 24 ore quello lassù, sì, le 24 ore mi sembra. Cavoli, bello orologio, così si stoppa, così si resetta. Tac, bella assai, eh? Bello, sì. Fa parte sempre di quelle tipologie di orologi con il bracciale integrato, di conseguenza orologio molto grande di dimensioni ma con un lug to lug molto contenuto. Attenzione che anche la ghiera girevole, questo qua, bidirezionale girevole, per prendere un punto di riferimento qua rosso. Interessante, simpatico, sì, orologio. Bello orologio. E quell'altro che dicevi, l'altro modello? E anche questo qui, sempre orologio, un flight della Tutima, molto pulito, con diverse colorazioni di quadrante, sì, con questo grigio a sfumare. Corona vite anche questo. Molto bello, allestito con il maglia Milano, tra l'altro una maglia Milano realizzata bene, ben strutturata. Lo metto alle 10:10 per la precisione che mi piace di più, là. Sì, 10:10 almeno possiamo vedere tutte le parti del quadrante. Oh, e te dici il bracciale a maglia milanese? Sì, bello spesso anche qua. C'ha quella possibilità di togliere varie maglie, non tutti i bracciali a maglia milanese lo offrono. Chiusura a farfalla. E il calibro cosa sarà? È un Sellita SV200, eh? Ok, eccolo qua. Un orologio, diciamo, alla portata di... Che diametro sarà questo qua? Non si sa, a vederlo così. 40. È un 40, 40 mm, quadrante sobrio, grigio, scuro, indici applicati, simpatico. È un bel orologio questo qua. Sì, tra l'altro giusto anche come rapporto qualità-prezzo per come è realizzato. Yes, ci piace. Poi,
Qualche novità per il marchio Yema? Oh, abbiamo un GMT in una configurazione di colorazione nuova, un bianco rosso. Io ho fatto la recensione del GMT, di questo GMT, ma nell'altro colore non mi ricordo qual era, mi sembra il blu e bianco forse. Tanta roba questo colore qua, anche perché come vedete di solito i quadranti bianchi hanno la problematica della cattiva leggibilità, mentre in questo caso c'è tutto, anche quella delle 24 ore, anche la sfera GMT è ottimamente leggibile. Il classico sistema di protezione, cioè di blocco della ghiera a cui ci ha abituato Yema, bracciale di questo stile così particolare, lucertoloso, simpatico, chiusura, classica chiusura standard, va. C'è poco da dire su questo. Ma c'è l'armadillo. Sì, ho chiamato lucertola, ma armadillo è il mio omeghino. Questo qua è lucertola, non cominciamo a confondere le cose. Dai, simpatico. Poi Yema? Sempre per lo stesso marchio, due colorazioni, l'orologio già lo conosciamo, però in due configurazioni di colore nuovo, nero e verde per l'Urban Traveler. Oh, Urban Traveler. Lo avevamo visto nella configurazione bianca, rosa e azzurra, ora sono arrivati questi colori, diciamo, un po' più invernali. Un verde bottiglia e un nero, sempre con questa trama da alveare sul quadrante. Sì. A me il nero, chiaramente, come al solito, a me il nero mi intrippola di più, perché è molto più sobrio, ci piace il nero. Eccolo qua, il nero con il suo bel quadrante, che con questa lavorazione particolare, che se non so se si riesce a vedere dalla camera, è molto, molto tridimensionale. A volte con questa lavorazione qua si rischia di farlo sembrare un giocattolo, ma in questo caso lo vedo bene. Alveare, ad alveare, sì, sì, sì. Guardate le finiture della cassa, qua ci siamo, eh. Assai bello questo tipo di orologio qua. Bracciale, come si deve, dai. Fondello chiuso, come ci piace a noi. Bello, bello assai. Bravi, Yema le azzecca sempre. Non si capisce come mai, ma le azzecca sempre. Poi, facciamo vedere due pezzi interessanti, oppure ce li lasciamo per ultimi? Per ultimi. Per ultimi, ok. Allora andiamo avanti. Marchio che anno per anno ovviamente ci fa vedere sempre tante novità. Siamo in chiusura di anno, ormai a ridosso del Natale. La Seiko... ci delizia con questi due cronografi automatici. Sì, con un panda, un reverse panda, molto bello il bracciale. Bracciale bello veramente bracciale. Stupendo. Ovviamente tutti i crono di Seiko sono un pochino abbondanti come struttura. Si caratterizzano anche per questi tastini a pompa abbastanza evidenti. Sì. Però gli orologi in queste versioni sono veramente veramente belli. Altro sì. Orologio, uno sono orologi in tiratura, uno viene anche fornito col doppio cinturino, nella sua confezioncina speciale, veramente particolari. Insomma, da un po' di tempo a questa parte Seiko ci ha ridiliziato con i cronografi, perché per un certo periodo non si trovavano cronografi automatici, perché sinceramente con questo calibro qua, che dovrebbe essere simile integrato, un po' modulare, e il prezzo è sicuramente elevato, vero? Stiamo parlando di 2700 di listino, nemmeno tantissimo rispetto ai soliti 3000 dei cronografi. Ora vedete qua la differenza rispetto ad esempio al Tutiva. Guardate qua i tasti come sono a pompa, i classici pulsanti anni 60 che sporgono, anche un bel poco sporgono, sono molto sporgenti e caratterizzano fortemente tutto l'aspetto dell'orologio, che poi è con i classici tre contatori orizzontali, c'è poco da inventare in questo stile, è uno stile che è un sempreverde, e il fondello chiuso, meno male che questa volta abbiamo il fondello chiuso. Bracciale diceva che è buono, anche perché è spesso, guardate qua, ci piace questo. No, ma è bella anche proprio la particolarità, il design. Sì, del design, vedi, con queste due fughe laterali. Questo binario, questi due, sì, binari che corrono lungo tutta la maglia, veramente particolari, sembra un po' come se fosse una catena, un rullo, qualcosa di veramente particolare. Simpatico bracciale, dai. Sì. Oddio, le finiture sono di primo ordine, ecco. Bello assai, bello, belli. Poi stiamo spaziando veramente su queste novità.
in finale di anno, una diversa dall'altra. Sì, questo qua è completamente differente come stile. Questo è uno Jungans, ovviamente la linea a cui si rifà è la Form, che è quella forse un pochino più moderna, un pochino più futuristica, se la vogliamo chiamare così, a differenza di tutte le altre linee della Max Bill, degli altri cronografi. E questa si differenzia perché ha il vetro piatto, a bordo cassa proprio, a differenza dei classici Jungans che invece hanno tutti i vetri bombati. Questo è uno zaffiro piatto, bella l'incisione anche che c'è sotto il fondello, cassa nera PVD, cronografo automatico. Orologio particolarissimo, viene proposto in tre colorazioni diverse. Questa è quella che ho scelto io perché mi piaceva un pochino di più. Esiste anche un arancio, però questa rimane un po' più sobria, secondo me. Sobria perché pur rimanendo nello stile Bauhaus di Jungans, che è tipico, qua si va anche sul contemporaneo, veramente moderno, perché questo nero lucido conferisce alla cassa un aspetto completamente differente dai soliti Jungans che siamo abituati a vedere, e probabilmente anche l'abbinamento con questo cinturino qua è azzeccato. Molto interessante. Se fai vedere in sezione l'orologio, è come abbiano giocato con l'inclinazione del cinturino rispetto alla cassa, va praticamente ad eliminare tutto lo spessore dell'orologio, perché ovviamente essendo una meccanica cronografica ce l'ha, non si può eliminare perché è una meccanica doppia, però con questo sistema furbescamente la Jungans è andata proprio a eliminare tutto questo effetto spessore che ha l'orologio. Bravi, bravi. Come sempre. Sì. E poi cosa abbiamo di bellissimo? Poi, diamo un po' di visibilità, come sempre, ai marchi nostrani, ai marchi italiani. È una novità che sicuramente in qualche filmato avete già visto, perché è stato presentato al Watch of Italy di quest'anno. Questo è il Lince tutto giallo. Devo dire, orologio molto bello, che si presta come colorazione molto bene alla tipologia dell'orologio. Sì, un orologio estivo, questo qua. Sì, orologio estivo, volendo può essere montato anche il cinturino nero per chi lo preferisse, magari smorza un po' tutto questo giallo. Però ecco, per la tipologia dell'orologio è veramente interessante il colore, perché si addice bene. Sì, il Gruppo Ardito fa orologi veramente arditi, nel senso che sono sfacciati, no? Sono ben presenti al polso. Questo modello qua, il Lince, è sicuramente quello più sobrio. Ora detto sobrio di un orologio giallo con cinturino giallo non ci sta, ma intendo dire la forma cassa per lo stile di Gruppo Ardito è quella più sobria, quella più adatta a qualsiasi polso, perché poi per il resto fanno orologi da 1000 metri. Questo quanto è? 1000 metri anche questo. Sì, perché è un Lince classico come struttura, solo variato nella colorazione. Giallo, il cinturino giallo l'ho inventato io, ma va bene, gli lasciamo il copyright, dai. Poi, sempre per premiare le marche italiane, abbiamo una novità che abbiamo inserito in negozio da poco, si chiama Envision. È un prodotto, devo dire, molto particolare, per struttura, per questo vetro in zaffiro prismato. È un orologio, devo dire, dei contenuti molto moderni. Faccelo vedere. Io non mi sbilancio su questo orologio qua. Eccolo qua. Uno smeraldone da polso che ha 50 e passa millimetri di lag to lag. Insomma, ragazzi, questo qua è un orologio per pochi intimi, per palati fini. No, allora, come colorazione mi ricorda molto il Querve Subrinos, l'Asturias, perché usa questi verdi, questi rossi, questi bluettoni, tra l'altro sfumati, sicché ecco, degradé. Se l'orologio fosse solo il colore, guai, peccato che non è solo il colore. No, allora, devo dire la verità, è un orologio, tra l'altro, molto avveniristico come struttura. Sì. L'unica forse cosa che poteva migliorare era un po', ecco, le dimensioni, però so che allo studio della casa c'è già una versione leggermente più piccola. Sì, è un po' ingombrantino questo, cioè vabbè, per le persone che vogliono essere visto. Lo provo. Vuoi che lo provo? Sì. Però io, come sapete, non valuto sempre l'orologio per particolarità. È un orologio che io questo qui in queste forme non ho mai visto, con questa struttura, sicché voglio premiare il costruttore perché ci ha messo del suo, ha scelto una via
veramente audace, perché comunque sia, poteva fare il classico orologino vintage come stanno facendo in molti, e invece lui ha voluto prendere una strada totalmente nuova. E devo dire la verità, quando chi crea i marchi nuovi fa questo tipo di scelte, per me è premiante. Vabbè, comunque stai anche vendendo, no, di questi? Sì, sì, abbiamo già cominciato a venderli, perché abbiamo caricati sul sito. Quindi, sì, ecco, la fetta di mercato per questo genere di orologi c'è. Vedi, non vuole venire più via, visto? Vuole rimanere con te. Non puoi rimanere con me. Ciao, alla prossima. C'è ancora l'orologio, meno male. Poi sono arrivati, per quanto riguarda il marchio Villervetta, le versioni un pochino più classiche, caratterizzate da questo numero arabo molto piccolo, sicché non disturba all'interno del quadrante. Se non mi sbaglio, hai già fatto una recensione. Sì, ma ho fatto quello che c'ha gli indici e stile militare. Questi qua sono veramente più civili, è la versione civile del Dynawind che ho io. Comunque, caratteristiche tecniche identiche a quello di cui ha fatto la recensione lui, soltanto con colorazioni diverse. Anche gli indici diversi. Sì, non presenta ovviamente nessun tipo di satinatura sulla cassa, totalmente lucide, a differenza delle altre che avevano delle parti satinate. Ma è bello, guarda com'è sottile questo orologio qua. Sì, sì, no, no, lo spessore, ti ricordi, lo ridiciamo, l'abbiamo detto anche l'ultima volta, quando l'abbiamo visto la prima volta si pensava che montassero un SV300, e invece monta un classico SV200, però sono riusciti veramente a integrarlo su uno spessore. Ora, cioè, guarda, questo qua bianco con le sfere blu e i numeri bluastri è veramente bello, mi piace più di quell'altra versione. Guarda qua, cioè, i numeri in rilievo, mi ricorda un pochino l'Eterna che avevo preso io qua a suo tempo. Sì, questo silver è numero blu, se no c'è il blu col numero silver, oppure questa versione qui un po' più calda. Tabacco. Sì, un marrone, poi è un quadrante metallizzato, sicché sì, ecco, molto è un pochino solenne, più acceso come... Comunque inutile dire che, vabbè, a chi piacciono i colori particolari può scegliere, a me il bianco qua mi fa impazzire, come al solito sono quello più convenzionale di tutti, io. Va bene. Prezzo ovviamente eccezionale, come l'altra versione, e niente da dire, veramente Villervetta ha fatto un lavoro eccezionale. Belli promossi questi qua, soprattutto quello bianco. Poi, una novità interessante come cassa, l'unica particolarità ovviamente è che anche su questa versione abbiamo la cassa in bronzo. E cosa? Lo smummifichiamo. Fammi vedere, Oris, ho già visto. Eccolo qui. Allora, questo qui praticamente... Bello, bello, bello. Minchia. Non lo posso chiamare così per via della colorazione. Questo sarebbe un cotton candy, perché è una cassa da 38. 38. Che fino ad oggi abbiamo visto sia in bronzo che in acciaio, ma con i quadranti colorati. Questo qui è il primo che arriva con un quadrante un pochino più sobrio, però solo con cassa in bronzo. E arriva col cinturino o c'è anche il bronzo? No, allora, esistono due versioni, la cinturinata in gomma, come questa qui, classica Tropic, Tropic, e la versione braccialata bronzo. Che pesante però. È pesante, nel senso poi visivo. Sì, pesante visivo, poi ecco, sempre il solito discorso, che questo è un bronzo naturale, sicché, come avete visto già anche con l'orologio che hai te, tende a ossidare molto. Solito discorso, sapete quello che comprate, non sapete quello che vi trovate, perché l'alterazione può essere però molto... Però io preferisco gli orologi in bronzo così, piuttosto che quelli frizzati lì, fermi, che non virano. Sì, perché a me hanno una particolarità. E poi assicuro che il mio ha virato, ma non è che è diventato qualcosa di particolarmente strano. Si è scurito e basta. Oddio, il mio c'è anche solamente l'inserto ghiera in bronzo e il bracciale. La cassa è in acciaio il mio. Invece questo qua è tutto bronzo, quindi aspettatevi un attimino di colore, sì, in più. Però, cavolo, l'Oris da 38 con il suo... Eccolo qua, un altro skin, uno skin diver. Sto bello, qua. Bello, bello. Particolare. Se non volete sempre i soliti skin diver, che ce ne sono a decine usciti. No, ma poi con questo fondo nero, la luminosità del bronzo d'intorno, veramente il quadrante spicca in maniera incredibile. Mi piace sto qua. Per ora è quello che mi piace più della giornata. Bravi! Poi...
orologio eccezionale, si pensava anche che non arrivasse mai per noi negozianti, invece è arrivato, eccolo qui, il modello Triumph. Top Time. Bravo. Il modello Top Time Triumph, che io ho anche visto in uno, recentemente in uno dei miei video degli utenti, che me lo faceva vedere, me lo faceva mostrare. Eccolo qua. Il calibro che in casa è quello di manifattura. Eccolo lì. Di questa può essere una classica alternativa ai soliti Breitling Chronomat, cronografo o ai Premier. Oddio, alternativa col calibro in house, perché il Premier non so se è il calibro in house, non mi sembra. Va bene, comunque. Il Premier è il calibro in house, sì. Sì, allora, questo qua è edizione ormai, ormai su tutti i cronografi la tendenza è montare il calibro in house, che è la B01 per quanto riguarda i cronografi automatici, per i carica manuali è la B09. E ricordiamo che sui Top Time era stata fatta i Classic Car, le colorazioni Classic Car, che tra l'altro abbiamo tutte disponibili, però abbiamo la seconda uscita. La prima montavano le meccaniche non di manifattura, e poi è stata fatta una seconda uscita, che sono quelli che abbiamo anche noi in negozio, che hanno i calibri di manifattura, che io preferisco, perché se spendere per spendere spendiamoli bene. La prima serie montasse i calibri di fornitura, ma quelli modulari, tipo formati da solo tempo e del calibro cronografico, addirittura, se non mi sbaglio. Forse anche peggio. Sì. Vabbè, però, Poi dopo giustificati dal prezzo, ovviamente, però vi dico, Breitling sta crescendo come livello di marca, come percepito anche da parte di voi follower, di voi clientela, sicché se dovete spendere, spendeteli bene e comprate la meccanica di manifattura. È chiaro, è chiaro. A parte io che ho preso il Chronomat GMT Allora, il Chronomat GMT ovviamente ha... Qui possiamo andare un pochino nel dettaglio, se vogliamo. È vero che te hai comprato la meccanica, però anche se tu avessi comprato la meccanica in manifattura su un solo tempo, no? Sarebbe stata una meccanica rielaborata da Breitling, perché di base è una Kenissi, mentre la B01 viene fatta totalmente all'interno dello stabilimento. Sì, sì, perché si scambiano... Sì, che ecco, diciamo che... Breitling è il cronografo, è un po' rappresentativo del cronografo, tra l'altro c'è anche una diatriba, chi l'ha inventato prima, chi l'ha inventato dopo, ma Breitling comunque sia, è stata una delle prime marche al mondo che ha creato un cronografo. C'è una piccola discussione, se non mi sbaglio, con Zenith, se la tirano un pochino, è stato io prima l'ho creato, io prima l'ho commercializzato, sono dettagli tecnici, comunque diciamo che entrambe hanno lavorato alla creazione di un cronografo, perché in quel momento lì, per l'aviazione, proprio perché necessitava per la vita di tutti i giorni, serviva un cronografo. Sì, poi su chi ha fatto prima cosa c'è sempre, in qualsiasi campo, sì, c'è sempre la diatriba tra 1, 2, 3, 4, quindi basta dire che è tra i primi e te ne lavi le mani, sei a posto. Allora, abbiamo fatto vedere, e ormai abbiamo finiti, i Conquest Heritage. Finiti? Me ne manca uno, mi sembra. Conquest Heritage ovviamente ha un'altra tipologia di prezzo rispetto a questo, perché era una modelleria che è andata fuori produzione. Questo è il primo 38 mm che mi è arrivato del Conquest Heritage con il volto nuovo. Oh, eccolo qua. Eccolo qui. È senza data questo. Sì, senza data, vetro zaffiro a differenza della versione A35 che invece aveva un plexiglass, mantiene sempre quella stupenda incisione sotto smaltata sul fondello. Track, il medaglione. Eccola lì. Quando te leggi il nome Conquest, cioè dagli anni 50 che fanno questa famiglia qua, e ti prende sempre un po' di nostalgia. E in effetti l'aspetto va... Pensavo che tu ti eccitassi. Da com'è ripartito. E in effetti l'aspetto è quello lì, di quegli orologi degli anni 50, che va a riprendere quello lì, cioè... Allora lo metto alle 10:10, perché questo qua, gli orologi messi così mi danno un fastidio. Vabbè, ma che come, allora tieni alle 10:10 e basta, sempre. No, lui vive alle 10:10. In casa sua gli orologi sono tutte le 10:10. Guarda qua come sta bene così. Oh, 38 mm, vetro zaffiro, quadrante bianco argente indici applicati, sfere Dauphin
È proprio un classico Longines questo qua, uno di quegli orologi che devo fare un regalo alla laurea, cosa posso regalare? È Longines, cosa vuoi regalare? Questo qua. Sì, questo qui è un orologio che ovviamente viene fatto con queste particolarità, con questi dettagli estetici da tantissimi anni e continua a mantenere il suo fascino decennio dopo decennio. Decennio dopo decennio, quanto costa? Shtabarabubum, 3100, per tutti i palati proprio. Vero Piero? Anche per me. Ne pigli due te. E poi? E poi passiamo ai calibri forti. Passiamo ai calibri forti. Opela! Partiamo da Glashütte. Glashütte Original. O Glashütte. Original. Alla tedesca, Glashütte. Glashütte, eccolo qua. Cronografo col calibro di manifattura qua. Ragazzi, è inutile che vi sto... Ne ho recensiti diversi, Tra l'altro anche uno di... Non mi ricordo se era il cronografo o il solo tempo di questa versione qua. Forse il cronografo. No, no, hai fatto il cronografo perché questo qui esiste solo nella versione cronografica. Si chiama 70s e è, diciamo, l'orologio di forma della casa tedesca. Quindi qua c'è il quadrante di nuovo. Sì, c'è il quadrante nuovo. Te hai fatto la recensione di una versione colorazione blu. Questa è nuova, la colorazione verde. È la prima volta che tra l'altro la ricevo e mi sembrava doveroso farvela vedere. Oh, guardate qua le finiture di questo calibro qua realizzato in house da Glashütte Original, con il suo bel rotore che va a finire con l'oro 18 carati sul bordo, che perché è più pesante l'oro, no? Quindi sì, fare... sì, più pesante, sicché aiuta la massa oscillante ovviamente a caricare. Questo qua è un orologino di quelli che... per i palati fini veramente questo, cioè per chi ha voglia di spendere dei soldi, perché c'ha, e si ritrova un orologio di un marchio sopraffino. Grandata, datario ad ore 12 di quello a mezzaluna, che così ti fa dire anche il giorno prima e il giorno dopo, che è anche più semplice. E la riserva di carica è inserita nel piccolo contatore, la vedete, adesso è tutta bianca, vuol dire che l'orologio è scarico. Tutto lì il discorso. Bello assai, promosso, bracciale, guarda, avvitato anche qua dove l'ansa. Bello, bello, bello. Allora, dal 70s si passa al 60s. Aia. Eccolo qui, questa ovviamente è una particolarità, è arrivata ora, è una novità. Orologio molto classico, tutto in oro, si chiama Piccoli Secondi, il perché lo vedete. Certo. Perché ha la secondiera a ore 6 nel contatore piccolo, ma la particolarità di questo orologio, come tutta la linea dei 60s, è praticamente il fondello. Il fondello che io lo amo particolarmente perché è un fondello in zaffiro sporgente e dà questo effetto, sembra che la meccanica salti fuori dall'orologio. Guarda, sembra addirittura che non esista un vetro di poggiare direttamente la meccanica sul polso. Mi fa sempre impazzire quando lo vedo, perché è una particolarità che ho visto solo in Glashütte. È veramente... Non l'ho mai vista su nessun altro orologio, praticamente quello lì. Vedete il calibro? È come se stesse esplodendo. Cioè, ti hanno messo in evidenza anche il fermo movimento, che è chiaramente in acciaio, che era un movimento di manifattura, è inutile dirlo, con tutte le sue decorazioni. Guarda qua come gira il rotore. Tutto d'oro, ragazzi. Questo qua io posso far vedere il prezzo? Sì. 18.100. Sì, è il solito prezzo ovviamente che trovate poi sul sito ufficiale, sicché segreti, non c'è. E c'è il cinturino che è veramente solido, ecco, l'ho sentito un attimo. Bello assai questo. Sì, è stato abbinato ovviamente un cinturino verde, un po' audace come colore. Ma il verde oro sta bene. Sì, verde oro è un colore. Verde oro, no? Sì, verde oro, sì. Però ecco, è su una cassa così molto classica, poi un domani potreste abbinare qualsiasi tipo di colorazione. Tanta roba. Sì. Mettiamo subito via perché 18.000 euro potrebbero sciogliersi nelle mie mani, sarebbe un casino. O nelle tasche di Piero. Quello è più probabile, quello, magari. E poi abbiamo ovviamente l'arrivo dell'anno, tanto atteso, e quelli però ve le faccio vedere con tutto, presentarveli nelle sue confezioni. Andiamo a vedere questi orologini e poi magari proviamo anche qualche orologino come si deve, no? Oh, andiamo a vedere un po' cosa ci vuole far vedere il buon Giacomo qua, perché noi non... Blancpain. Il marchio Blancpain, come sappiamo, quest'anno ricorreva al 70° anniversario del 50 Phaeton. Sono uscite tre orologi in tre fasi. La prima fase era un prodotto che è stato venduto direttamente sul sito
di casa madre, erano pochissimi esemplari, sono andati venduti in meno di un'ora. Poi dopo ovviamente aspettavamo la seconda e la terza fase, purtroppo i tempi di produzione ci hanno fatto arrivare alla fine dell'anno, però sono arrivati entrambi e vanno fatti vedere. Va. Allora, la seconda fase era il Gombessa. Gombessa. Che forse in questo momento... Codici. Guardate qua. Cioè. Sono i codici dei missili nucleari. Eccolo qui. Presidente americano, allora lei faccia scoppiare la bomba. È forse in questo momento in catalogo l'orologio più sportivo che ha Blancpain, ovviamente è un subacqueo a tutti gli effetti, e deriva come estetica direttamente dal profondimetro. Mm. Non so se avete mai visto che è ancora più grande di questo, ma ha poi tutte le membrane per leggere la profondità. E questo qui è un 47 mm, cassa in titanio, automatico, ovviamente 120 ore di riserva di carica, come la maggior parte dei Blancpain. È un orologio veramente stupendo, a me piace tantissimo, mi fa impazzire. In tutti questi posti qui ci va, questo è il porta orologi, quando lo levate da questa mega confezione, e qui ci va poi tutta la parte dei libretti, delle istruzioni e tutto, e qui il secondo cinturino che viene dato in dotazione. Ora ovviamente qui ci va un lentino dell'orologio, cioè tutta una serie di accessori che vengono dati in dotazione, che io non ho montato perché ovviamente sono tutti custoditi in un apposito in un contenitore a parte. E sì, che ecco, orologio veramente bellissimo. E, tra l'altro, è un orologio che ha un sistema di costruzione molto particolare, infatti ne viene prodotti pochissimi l'anno. In Italia penso che questo sia il secondo o il terzo che arriva. Sto qua ci vuole anche una casa grande per metterlo, per riporre. Sì, ci vuole la casa grande, la macchina grande per portarla a casa. Però se mi chiamate ve lo porto grande. Io. Il portafoglio porto grande. Io. Quanto costa? Ma dovrebbe essere intorno ai 27.000 euro di listino. Ma che te frega, Piero, ma che te frega. Una giuggiolata. Qua cosa c'è? Qui invece c'è il tiratura limitata, 500 pezzi mondo. Costa un po' meno di 27, no? 32 quello. No, costa un pochino di più perché goffia. Questo, eccolo qui, è la versione gold bronze. Cioè una lega di oro e bronzo. Io non lo tiro fuori. Eccolo qui, che viene venduta in questa confezione fantastica. Cosa fa? Quanti ninnoli! Mamma mia, che bella la confezione. L'orologio è inutile dire se è bello. Gold bronze, quindi questo qua virerà poco. Anzi, sarà inerte quasi quasi. No, rimane così. E questo qui riporta il vecchio funzionamento dell'antiumidità all'interno. È più bello questo di quello là, eh? Allora, questa è anche la vecchia cassa del 50 Phaeton, è rifatta pari pari, è stata ripresa dal vecchio modello, è stata rimontata con la particolarità di questo nuovo materiale che è il gold bronze. Mamma mia! E questo qua c'ha solo il cinturino nato? Questo c'ha solo il cinturino nato. È così, ci mettiamo poi dopo anche un cinturino in pelle se vogliamo. Che ne dite? Mandate i commenti, voglio i commenti. I commenti, più che i commenti qua ci vuole grano per comprarlo. Sì, altro che grano, ci vogliono i soldi. Bravo! Ora fammi provare qualche orologio decente, dai, già questi qua sono da... Potevi provarlo però. No. Allora, c'è un amico del canale che continua a scrivermi sotto nei commenti che vuole la recensione del Dolce Vita. Io non ce l'ho mica voglia, però te lo voglio far vedere al polso. Il Dolce Vita di Longines, dai. La chiave è Kaiser. Ti piace il Dolce Vita, Piero? Ma quello da mettere, quello che è al colore. Questo qua è per fare l'attore, essere o non essere, questo è il problema. Essere o non essere Babbo Natale. No. Cioè, l'orologio si chiama è da uomo questo, no? Sì. Questa è la versione da uomo, tra l'altro questa ricordiamo che è una versione particolare perché viene venduta in una confezione con i doppi cinturini, tutti in tema cravatta. No, il nome sei sicuro che è il Dolce Vita?
Dolce vita. Oh, ah, proprio si chiama Dolce Vita, Senza ok. il. Perché se no ci metti là e c'è il film. Come va? È quello che piace a te, a te piacerebbe. Questo ti piace. Sì. Mi fa molto fine, mi fa molto. Non posso fare così. Sì. Però è bello, mi piace anche a me. Promosso questo qua. Sì. È C'è proprio bello. anche il Bello, fondello bello chiuso. oggettino, bello Quanto viene questo qua? oggettino. Poco. Cioè? Viene, te lo dico, in questa versione 2005. È brutto, brutto, è brutto, non mi piace più. Adesso voglio provare una cosa che te non te l'aspetti. Mi è preoccupante. Lo Zenith The Fly Skyline tutto nero. Tutto nero. No, non me l'aspettavo perché è un full ceramica. È full ceramica. Sì. L'ho visto in vetrina qua. Questo qua è tanta. Oh. Ma costa di più della versione normale questo. Certo, ceramica è più costosa come materiale. Arriva strano a me. Quello che costa delle ceramiche non è tanto il materiale. È la realizzazione perché hanno tanto scarto di produzione. Tanta roba questo qua. A me gli orologi neri non mi piacciono di solito, ma sto qua. Guarda come le striature della ceramica. Questo è un orologio che devo dire la verità, ti vedrei bene. Me lo vedrei bene anch'io. Però ora guardiamo forse seriamente quanto costa. Se lo vedi bene il prezzo. 16.100. 16, ascolta, dillo a modo quel 6, 16.100. perché poi dopo te ti fai i prezzi da No, solo. dopo la gente telefona, lo voglio io a 10.000. 16.100. Ci sta, questo qua è bello assai. Mamma mia. Anziché bianco, anzi questo qua nero. Bah. Però. Sì, perché bianco ceramica sembrerebbe il cesso. Questa Ci ha tagliala. stupito, ci ha stupito. Com'è leggero. Sì. Bello. Leggero, la Questo ceramica solitamente pesa di più qua non. È rispetto leggero. al leggero, sì. Non l'avevi mai tirato fuori questo qua sul tavolo. È vero? No? No. Allora, ragazzi, eccoci qua. Abbiamo finito il nostro tour in mezzo agli orologi, ci siamo divertiti. Vi saluto il buon Giacomo, naturalmente vi auguriamo anche buon Natale, buone feste perché ormai ci siamo. E non mi resta quindi che ricordarvi gli appuntamenti fisici che come sempre sono quando voglio io, il più spesso possibile qui su YouTube. Love.